Giuseppe Giampaoli, direttore del Cosmari, si apre una nuova fase per il consorzio che si trasforma in società, un nuovo CDA, delle linee ben precise che già questa mattina sono state abbozzate nell'intervento di diversi sindaci. Sì, questa è una nuova sfida, certamente è importante perché aver voluto con forza la trasformazione in società di capitali. Oggi siamo una società che può guardare veramente al futuro e sul mercato anche del finanziario, nei rapporti con le banche, cioè siamo effettivamente ormai una, come dire, un'entità societaria diversa dal consorzio. Il consorzio era tipicamente, come dire, emanazione dei comuni, è una vecchia struttura, oggi è una struttura che guarda al futuro. E da questo punto di vista il rinnovo del CDA e direi, ma quello che è importante è come è avvenuto con la, di fatto con l'unanimità dell'assemblea, quindi con la stragrande maggioranza di tutta l'assemblea consortile, quindi i soci hanno dimostrato di essere attenti a questa struttura di voler, e di crederci ancora di più nel futuro. Giulio Silenzi, vice sindaco del comune di Civitanova Marche, ha avuto oggi il compito di presiedere questa assemblea storica per il Cosmari, praticamente quasi all'unanimità, insomma, è stato dato nuovo mandato al CDA. Attenzione da parte di tutti i comuni per le tariffe. L'assemblea oggi era importante perché c'è un nuovo inizio a cui il Cosmari è chiamato e i comuni sono chiamati ad assolvere. Dentro questo percorso dobbiamo approfondire bene gli indirizzi strategici del Cosmari perché le fasi cambiano, ci sono sensibilità diverse, tecnologie diverse. Bisogna approfondire questo aspetto legato, che è legato intimamente alle questioni ambientali, e dobbiamo poi tenere presente il problema delle tariffe. È chiaro che ogni spesa in più si riversa sulla tariffa che i comuni applicano alle famiglie e pertanto ogni spesa in meno è una potenziale riduzione di tariffa. Si può fare una politica attenta alle questioni ambientali, vigorosa, che riesca anche a contenere le spese, perché oggi il vero tema che abbiamo davanti è il contenimento delle spese, il rigore della spesa e nello stesso tempo poter applicare le tariffe più basse alle famiglie, magari arrivando anche alla tariffa puntuale che premia chi produce meno rifiuti rispetto a chi ne produce di più.